Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale Alla Grande. Oggi faremo dei buonissimi biscotti con yogurt e marmellata, leggerissimi e senza uova. Andiamo con la ricetta. Allora, per i nostri biscotti ci vuole 400 g di farina 00, 75 g di amido di mais, 130 g di yogurt dolce bianco, 30 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito vanigliato, 25 g di olio di semi più 25 g di burro a temperatura ambiente, una bustina di vanillina, 140 g di marmellata a piacere. Incominciamo a inserire nella nostra farina tutti gli ingredienti. Quindi l'amido, lo zucchero. Iniziamo a inserire tutte le polveri. Il lievito. La vanillina. Adesso inseriamo il burro, l'olio, lo yogurt, e infine la marmellata e amalgamiamo il tutto. Allora, abbiamo impastato il tutto, siamo passati sul tavoliere. Adesso dobbiamo formare i biscotti. Quindi tagliamo un pezzetto di pasta, formiamo tipo un cordoncino un po' spesso, tagliamo un pezzettino di pasta, formiamo delle palline e se avete un mestolo con i buchi lo premiamo sopra e ci formiamo una formina e inseriamo su teglia con carta da forno. Quindi tagliamo un pezzettino abbastanza spesso di pasta, formiamo una pallina, prendiamo il mestolo da dietro, lo schiacciamo leggermente e viene questo tipo di forma. Formiamo tutti i nostri biscottini e poi possiamo infornare. Questo impasto è abbastanza facile da fare, volendo possono anche farlo i bambini, si divertono. Poi con il mestolo ci provano gusto e giocano. Inforniamo a 180 gradi, forno statico. Io l'ho messo un po' più giù perché centrale si può bruciare, quindi li metto 5 minuti giù e poi li metto al centro. Per una ventina di minuti devono stare in forno. Allora, abbiamo sfornato i nostri biscotti allo yogurt con marmellata, ragazzi, e sono venuti in questo modo. Guardate come sono carini, leggeri e morbidissimi anche da dentro. Guardate. Mi raccomando, ci diamo una spolverata di zucchero a velo e sono veramente ottime. I bambini se ne possono mangiare a quantità perché non fanno male e non ci sono neanche uova. Mi raccomando, ragazzi, con i nostri pollici spolliciamo alla grande. Mi raccomando, iscrivetevi sempre alla grande sul mio canale e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao a tutti e grazie!